Signori, ci siamo! Domani alle ore 14:30 vi voglio tutti sul canale. Dopo 4 anni esce il primo video sul campo da calcio. Dovete esserci, mettete la sveglia, annullate tutti gli impegni che avete perché alle 14:30 vi voglio tutti qui. Io vi lascio a questo video, guardatelo tutto, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giù360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con il secondo episodio con la carriera allenatore con il Palermo. Voglio ringraziarvi perché il primo video è andato non benissimo, di più. Siamo arrivati addirittura 23esimi in tendenza. Non vedevo la carriera allenatore in tendenza da 25 anni. Ci siamo riusciti e quindi grazie. Che cosa faremo in questo video? Ovviamente daremo spazio alle partite. Il campionato di Serie B è molto lungo, ci sono tante squadre, ci sono tante partite. Voglio cercare di fare più partite possibili, 4-5 magari in un video solo, così magari riusciamo in 10, massimo 12 episodi a finire il campionato di Serie B, a fare anche il mercato di gennaio e poi andare direttamente in Serie A e lottare appunto prima per la salvezza, poi per l'Europa League, poi per la Champions League e poi per lo scudetto. Questo è il piano della carriera. Fatemi sapere qui sotto con un mi piace, con un commento se volete vedere il prossimo episodio il prima possibile. Ho fatto passare un giorno dal primo a questo, c'è stato il video della Weekend League. Fatemi sapere se subito domani volete appunto il prossimo video, anche se domani uscirà il video sul campo da calcio con Joker e Tony Tubo, quindi molto probabilmente il terzo video lo vedrete giovedì, però da giovedì in poi cercherò magari di fare un video al giorno. Detto questo, non perdiamo altro tempo, la formazione signori è già pronta, i titolari sono in campo, non voglio fare assolutamente nessun cambio, abbiamo qualche giocatore interessante in panchina, ma al momento giocano questi. La prima partita è contro la Spezia, nel primo video abbiamo passato il turno di Coppa Italia, quindi siamo andati avanti, adesso tocca al campionato. 1° settembre 2018, siamo in campo, siamo in casa, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. Ci siamo signori, è tutto pronto, le squadre stanno entrando in campo e inizia adesso Palermo-La Spezia. Puskas, spingiamo subito noi, triangolo, drive shot. Questo è un drive shot, vergognati di esistere. Lo dico per te, non per me, perché a me non me ne frega niente, però lo dico per i tuoi parenti, per i tuoi genitori. Attenzione qui perché rispondono loro e che fortuna! Siamo nella Weekend League, rimpallo vincente. È 1-0, siamo sotto. Calcio d'angolo per noi, vediamo se riusciamo a reagire. La manda lontana via, potrei quasi tirare. Io ci credo in te. Quasi. Cioè veniva giù lo stadio se entrava, eh. Ancora calcio d'angolo. Occhio sul primo palo. E poi perché non hai tirato? Perché non mi ha tirato? Calcio d'angolo per noi. Sarà il 40esimo della partita. Niente, 41esimo della partita. Teniamo il conto dei calci d'angolo qua. Forza, qualcuno che colpisca di testa. Non ci credo cosa ha preso. Ci prendiamo un calcio d'angolo però. Il nostro marchio di fabbrica. Di testa traversa. E sulla respinta, pallone sull'esterno. No, è una maledizione. Cioè, davanti alle macumbe io non so che fare. 84esimo, forse l'ultima azione. Occhio, siamo in tanti, non sbagliamo. Ok, Barro, uno contro uno. Incrociala al palo ancora. Io spero che voi stiate vedendo questa partita. Ultima azione. Mettila dentro. No, non riesco. Il rimpallo. Barro. Spazzano via. Finisce qua. No, è incredibile, raga. È incredibile questa partita. Cioè, noi perdiamo una partita in cui, come minimo, dovevamo pareggiare. Ma come minimo. Andiamo avanti. Siamo appena arrivati alla partita contro la Salernitana. 17 settembre 2018. Formazione ovviamente confermata. E andiamo a giocare signori. Non so che dirvi. Purtroppo dobbiamo dimenticare la partita di prima. Per forza. Qua dobbiamo vincere. Siamo in trasferta e siamo costretti a vincere, perché io questo campionato lo voglio vincere. Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo.
ho rotto il joystick. È tutto pronto, signori? Ci siamo, le squadre sono in campo. Massima concentrazione, come se fosse una finale di Champions League. Non possiamo sbagliare due partite di fila, assolutamente no. Nestorovski, occhio qui, Falletti, bello, allaga dall'altro lato, bello per Trajkovski che incrocia col mancino. E pallone fuori, iniziamo bene. Insistiamo ancora noi, stiamo perdendo fiducia. Puskas, bello, uno contro uno, sul primo palo. No, perché me l'ha fatto così? È incredibile, raga, è incredibile. Calcio d'angolo, di testa colpisce, parata una del portiere, pazzesco. Attenzione qui, Iaialo, allaga dall'altro lato per Falletti, velocissimo, sterzata, il tocco dentro di prima. Usiamo la testa, ok, di mancino. E rompiamo la maledizione, rompiamo la maledizione. 1-0 al 64esimo, finalmente, ragazzi. Falletti, primo gol. Tolgo il pressing, tolgo i terzini offensivi. Ora cerchiamo di resistere, raga. 67esimo, Nestorovski. Forse un'altra azione buona questa, eh. Puskas, allaga dall'altro lato per Nestorovski. Nestorovski fino in fondo, allaga dall'altro lato. Prova il traverso di mancino. Che schifo, che schifo. Ero troppo lontano. Mi devo ricordare che non sto giocando con Messi, Eusebio e Ronaldo Hip, ma sono giocatori che non hanno certi colpi. A volte per istinto gioco così e sbaglio. Fosse... Madonna, ma che bidoni di giocatori. Che bidoni di giocatori. Attaccano loro. Non è vero! 1-1. Ma che pallone abbiamo perso, ragazzi. Emanuele Calaiò. Ma come abbiamo fatto a perdere quel pallone, ragazzi? Avete visto? Barrow. Occhio. 1-2. Incrocia la tiro centrale. Troppo potente e non angolato. Due di recupero. Abbiamo avuto l'azione, raga. Abbiamo fatto l'azione, abbiamo avuto l'occasione. Spazzano via. Mettila indietro. Alesami. Allarga. Di prima. Se tiravo. E l'arbitro fischia 1-1. Incredibile, ragazzi. Io voglio vedere i tiri in porta. Io voglio vedere i tiri in porta perché non mi ricordo due tiri. Non me li ricordo. Quattro tiri a 9. E chi se li ricorda questi tiri? Fatto sta che le occasioni migliori le abbiamo avute noi. È incredibile, raga. È incredibile. Prossima partita, signori. Contro il Venezia. E che devo fare? Proviamo a cambiare modulo? Questo modulo non ci convince. Però non è giusto dire che non ci convince, raga. Non c'è... Perché comunque il gioco c'è stato. Siamo stati noi che abbiamo buttato le occasioni. Comunque io voglio dare un'ultima possibilità a questo modulo. Ci butto dentro pure Barrow, Puskas fuori. E per il resto tutto quanto uguale. Tranne Lofaso che mi porto dentro, raga. Lo voglio provare Lofaso. Me l'avete consigliato in tanti. Avete detto che cresce. Non devo darlo via. E quindi va bene, lo metto in campo, anzi lo metto in panchina e poi entrerà a partita in corso. Vediamo se fa la differenza. Dai, terza partita di questo video, 21 settembre 2018. Non guardiamo la classifica, il campionato è lungo, non dobbiamo avere paura, c'è tutto il tempo per recuperare. Questa è la squadra e speriamo bene. È tutto pronto, signori, ci siamo, lo stadio è pieno, i tifosi non ci hanno abbandonato in questo momento difficile e inizia adesso Palermo Venezia. Nestorovski, bello. Cosa ha preso? Cosa ha preso Lezzerin? Ma seriamente? Ma seriamente? Mettila dentro! Che brutto cross! Ragazzi, allora pali, traverse, miracoli del portiere. Incredibile! Qui ci sono portieri di serie B. Come fanno a fare queste parate? Cambio modulo appena finisce il primo tempo. Ultima azione, vediamo se me la fanno fare, altrimenti cambio modulo. Nestorovski, neanche un passaggio. Attenzione, sbagliano. Falletti, mettila dentro! Uno contro uno! Sul primo palo! Pallone fuori. Falletti è molto stanco. Andiamo così. Lofaso. Occhio qui, bello, così vi voglio, dovete spingere. Il cross, di testa, e sì, 1-0, 1-0 Nestorovski. Un'azione con questo modulo, un'azione con gli esterni. E pallone dentro, cross e tiro dentro. Lo stava anche parando, raga, guardate, lo stava pure parando. Guardate, cioè di pochissimo, con la faccia, col naso, pure il sangue si vede che schizza. Dai, calcio d'angolo per noi, vediamo se riusciamo a chiuderla con un altro colpo di testa sulla linea. Sulla linea al 64esimo. Mamma mia. Occhio qui. Veramente bravo, lui, ragazzi. Veramente bravo. Tiro dalla distanza. Ha pure la botta. Ha pure la botta questo. Iaialo. Occhio. Di prima. Di sinistro. E c'è un buco nella porta. È vero che abbiamo segnato, ma è una maledizione, signori, metterla dentro. Nestorovski recupera palla. Occhio. Mettila indietro. Di prima. Ok, Puskas. Di tacco. Appoggia. Non passa. E poi con il mancino pallone sul palo. E sono tre, tre legni in due partite. 87esimo, occhio Puskas, allarga, allarga, ok. Incrocia col mancino pallone dentro 2-0. È finalmente arrivato, ragazzi, è finalmente arrivato. Alesami, gol e assist,
gol e assist, la mossa vincente di spingere con gli esterni, con i terzini sempre liberi sulle fasce, qualcosa di bellissimo, di bellissimo. Avete visto come tutti quanti si sovrappongono sulle fasce? E grazie a questa cosa abbiamo fatto due gol. E non c'è più tempo, signori, non c'è più tempo. L'arbitro fischia la fine. Io voglio vedere i tiri in porta di questa partita. Sono proprio curioso. 14 tiri a 1, migliore in campo all'esame. Giusto, ragazzi, giustissimo. Promosso al 100%. Mado. E andiamo avanti. Un pareggio, una vittoria e una sconfitta. Andiamo a fare la quarta. Siamo arrivati alla partita contro l'Ascoli. Ma sapete che vi dico? Io cambio modulo. Io cambio modulo perché mi sono tornato bene con il 4-3-1-2 e quindi confermo questo modulo qui. Questa è la squadra che voglio impostare. Questa è la squadra che ho fatto, signori. Questa è la squadra che ho fatto, mi piace, mi piace. Vediamo se con l'Ascoli dal primo minuto con questo modulo riusciamo a fare la differenza. 26 settembre 2018, siamo in trasferta, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione e noi ci vediamo in campo. È tutto pronto, signori, siamo all'Arena d'Oro, le squadre sono in campo, sembrava Piqué, quello identico, tornate indietro e guardatelo, era Piqué. E inizia adesso Ascoli-Palermo, la prova del 9, ho bisogno di questa seconda vittoria consecutiva, anche per rilanciarci in classifica. Ciocev, diventa buona per Trajkovski, ottimo, mettila dentro, bello. Ok, dell'azione allaga dall'altro lato Nestoroschi. Quanto amo i terzini che spingono. Sembrerebbe buono per il colpo di testa sbagliato. Mamma mia, che azione! Che azione! Sempre azione che nasce con la spinta dei terzini. Rispoli, occhio Trajkovski, bella per Falletti. Incrociala sul primo pallone, sul palo e poi sulla respinta. No! Prima palo e poi salvataggio sulla linea. Calcio d'angolo per noi. Occhio, forse l'ho battuto male. Eh sì, male, 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 male. Esistiamo ancora noi però. Iaialo, Ciocev, si gira e calcia. Ancora con la direzione. Fammelo battere. Fammelo battere, arbitro. Fammelo battere, mi raccomando. Guai a te se fischi. Occhio, di testa, Frattesi. Non era Frattesi, era uno dei nostri. Ma pallone è fuori ancora con la deviazione. Siamo arrivati al 50esimo, raga. Al 50esimo. Di testa non ci arriva nessuno. Vediamo se l'arbitro fischia. Direi proprio di sì. E invece non lascia correre. Il tocco dentro per il destro al volo. E parata del portiere. 51esimo, ragazzi. 51esimo. E l'arbitro fischia. Ci siamo ancora noi. All'esami. Non è vero che è andato a vuoto. Ancora noi. Ok. Lo faccio con il destro. Il cambio azzeccato, signori. Il cambio azzeccato. Il cambio azzeccato. 1-0 al 50esimo. Ha segnato Lo faccio. Attenzione perché sono sbilanciati. Iaialo, uno contro uno con il piatto easy. No, dai, non puoi sbagliare queste cose. Incredibile, raga, incredibile. Recuperiamo palla, però. Occhio, indietro. Allarga. Con il sinistro pallone ancora fuori. Non so, non ho niente, raga. Non so cosa dirvi. Non so cosa dirvi. Ciao Cev, ci siamo ancora noi. Secondo palo su Barrow. Ti viene? Ti è venuto? E alle stelle. Pure questo. Pure questa alle stelle. Madò, lo stanno pure picchiando. Continuiamo a sbagliare tanto, eh. Continuiamo a sbagliare veramente, ma veramente tanto. Due di recupero. Incrocia col mancino. E da due passi, signori, arriva il 2-0 strameritato di Nestorovski. Ma anche in questa partita abbiamo buttato una marea di gol. Una marea. Per fortuna che abbiamo appunto fatto il secondo. E per fortuna comunque che la partita l'abbiamo vinta. Ma anche prima, quando ci hanno pareggiato 1-1 all'ultimo, anche lì avevamo buttato tante occasioni. Questa volta siamo stati fortunati, siamo stati anche bravi a fare il secondo, ma il secondo doveva venire prima, perché non possiamo permetterci di stare, di restare con l'1-0 fino all'ultimo secondo con 15 tiri a 2. Non possiamo. Andiamo avanti. A questo punto, signori, siamo arrivati alla partita contro il Lecce che giocheremo nel prossimo episodio. Secondo me questo qui è già venuto lungo abbastanza. Nel prossimo video affronteremo il Lecce, ci sarà la sfida contro il Benevento e poi dopo piano piano le facciamo tutte. Cosenza e via via tutte quante le altre. Cercheremo di fare 4 e forse anche 5 partite perché magari una semplice, magari questa qui contro il Cremona, si può anche simulare. Vediamo, dipende come siamo messi in classifica. Il campionato è molto 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 lungo, quindi vediamo un po' di fare le cose in modo veloce ma anche chiaro, senza correre troppo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere qui sotto con un bel mi piace se volete vedere al più presto il prossimo episodio della carriera. Vi ricordo che domani alle ore 14:30 uscirà finalmente il video sul campo da calcio dell'Empoli con TonyTube e Joker, quindi siateci, mettete le sveglie e siateci. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani.
bella.